Giovanni Legnini ha scelto L'Aquila per presentare il programma elettorale ai candidati delle liste al suo fianco nella corsa alla presidenza della regione Abruzzo. Questa mattina nel ridotto del teatro comunale gremito di sostenitori, Legnini ha ribadito quali devono essere le priorità per far ripartire l'Abruzzo. Un programma la cui stesura è stata affidata al rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. Lavoro, ricostruzione, ma anche il futuro delle giovani generazioni al centro del programma. Oggi è una giornata importante, la presentazione delle liste dei candidati. Da dove deve ricominciare l'Abruzzo? Dall'Aquila, dalle ricostruzioni, l'Aquila, i comuni del cratere, i cittadini che lo abitano, le imprese che vi hanno sede, quelli del vecchio cratere e quelli del nuovo cratere hanno diritto alla ricostruzione. Il programma dei candidati su che cosa avrà puntato? Le nostre parole d'ordine sono chiare, nette: lavoro, lavoro, ambiente pulito, salute. Dentro questi macro obiettivi confluiscono le 100 misure che abbiamo immaginato e che abbiamo indicato con estrema precisione. Favorire la crescita dell'economia, delle imprese sostenibili ed innovative, sostenere l'accesso al credito, ampliare tutti gli spazi possibili per creare opportunità di lavoro, in particolare per i nostri giovani, ma non solo. Lei ha detto non guardare al passato ma al futuro. Sì, lo vogliamo fare attuando il nostro programma, lo vogliamo fare riformando in profondità l'istituzione regionale, che deve essere forte, autorevole, capace di esercitare la potestà legislativa regionale, deve essere efficiente, deve essere improntata a criteri di economicità e di trasparenza. Vogliamo far sì che la legalità, il principio di legalità, costituisca la leva per lo sviluppo della nostra, del nostro sistema economico e il collante della comunità regionale.